animata dall'orrore. Sono la speranza che attraversa la morte, ma non muore. Guardami ed imprimi la mia immagine nella tua memoria. Rendimi indelebile e diffondi la mia memoria, perché tutti possano sapere, ricordare, mai più rivivere, mai più ripetere quell'orrore. Voglio iniziare parlando delle vittime che sono riuscite a scappare, vittime che si sentivano italiane, che da un momento all'altro hanno dovuto svuotare le loro case e prendere tutto quello che c'era da recuperare. Hanno dovuto svuotare le loro piazze, i loro luoghi, i ricordi e le abitudini, che prima urlavano gioia e serenità. Ma in un attimo si è sentito caos, disperazione, silenzio. Un silenzio assordante, un silenzio che gridava con quel filo di voce rimasto. Una voglia di ritornare alla normalità, un'immensa voglia di ritornare alla quotidianità. Ma ormai gli italiani erano estranei in una terra che pensavano fosse la loro, una terra piena di ricordi ormai spenti dallo sterminio in atto. Ora pensiamo alle persone che non sono riuscite a scappare. Lo racconterò facendo riferimento a tutto ciò che ho sopportato prima di morire. Sono nata il 17 maggio 1920. La mia famiglia era una famiglia benestante, borghese. Mio padre ha lavorato anche come podestà nella mia città natale, ovvero Visinada. Poi mi trasferì a Visignano, dove iniziai a studiare a Padova, presso le facoltà di lettere e filosofie. Stavo preparando la tesi intitolata Istria Russa. Non potete capire la felicità che c'era in me. Finalmente dopo il diploma stavo per laurearmi in qualcosa che mi apparteneva particolarmente. Ero tanto felice. Passavo i miei pomeriggi in bici per documentarmi, per leggere gli archivi. Però l'8 settembre il tisano venne smorzato perché i soldati di Tito fecero uccidere in casa mia. Ero spaventata, ci minacciarono, partirono degli spari, rubarono tutto ciò che c'era in casa. Dopo svariati giorni mi richiamate al comando. Lì mi chiesero se volevo far parte del movimento opposto. Però mi sentivo italiana e volevo rimanere tale, quindi rifiutai. Stranamente venne rilasciata. Il giorno successivo però venne arrestata, insieme agli abitanti dei dintorni. Io venni separata dal mio gruppo e venni portata in una scuola. Ero circondata da uomini. Ero legata ad un tavolo. La paura si impadronì di me. Niente spari. Peggio. Abusavo del mio corpo giovane e fragile. La notte tra il 4 e il 5 ottobre, legata con un filo di perla ad altre 26 persone, questo fu il giorno che mi fine ai miei sogni. Fu gettata in una foiba, con l'unica colpa di essere italiana. Questa era l'unica giustificazione della mia morte. Ricordo di come abbiamo ritrovato mia sorella morta. Sono convinta che l'abbiano gettata giù nella faiba ancora viva. Nonostante il suo corpo stanziato, i suoi vestiti scomposti, tirati su, il suo viso mi sembrava abbastanza tranquillo. Quel viso dolce, sempre sorridente. Quel viso che oggi, per molti, è diventato simbolo di coloro che hanno conosciuto l'odio verso l'Italia. L'odio di chi ha trasformato in odio l'appartenenza ad un popolo e ad una terra. Da quando, sforzandomi di non piangere, ho ricomposto la salma di mia sorella nonna, le ho promesso non vendetta, ma giustizia e memoria. Ho parlato di Norma, delle foibe della nostra terra.
Ho cercato in tutti i modi di mantenere la mia promessa a quel fiore mai sbocciato con la fortuna di trascorrere i miei anni migliori della prima infanzia e della prima gioventù. Quella gente però io non riesco a odiarla. Nonostante le terribili sofferenze che hanno inferto a mia sorella e a ripensarci anche a tutta la mia famiglia, quella gente io non riesco a odiarla perché io non sono come loro, come non lo erano loro, come non lo erano le tante vittime che hanno fatto la sua. Siamo noi questo piatto di grano.